caffè davvero particolare, accompagnato dal bel canto. 12 appuntamenti alla Pinacoteca Provinciale di Salerno che abbinano arte e convivialità, messi in scena di mercoledì. Si protrarranno fino al prossimo 30 ottobre, curati dal Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Oramai è da tempo che il conservatorio si è aperto ad iniziative che portano i nostri ragazzi a fare esperienze in giro, e sono formative, sono importanti per i ragazzi, e poi un contesto così bello, meraviglioso, è veramente di più non possiamo chiedere, siamo molto contenti e i ragazzi vedo che stanno reagendo con grande partecipazione e con grande passione. Sono prove da grandi per questi ragazzi, no? Diciamo che lavoriamo soprattutto per aiutarli ad avere un contatto vivo con il pubblico. È una sorta di trampolino di lancio, sia come visibilità ma anche proprio come esibizione, abituarsi all'esibizione, al lavoro dell'esibizione in pubblico. Martucci noto nel mondo soprattutto per i fiati, e le voci come vanno? Diciamo che come i fiati anche le voci sono un bellissimo fiore all'occhiello del Martucci. Abbiamo tanto lavorato in questi ultimi 15 anni con una direzione che ci ha sempre sostenuti, ha sostenuto tutti, in modo specifico per ciò che mi riguarda e ciò che riguarda il Dipartimento di Canto e Teatro Musicale, ci ha sempre sostenuti nel lavoro sia pubblico che didattico, quindi sia di produzione che didattico interno alla formazione del conservatorio. Conservatorio Martucci ha questo obiettivo, divulgare la musica quanto è più possibile. L'importante è che tutti possano fruirne, per cui cerchiamo, caricandoci anche i costi, di renderla gratuita a tutti. Ed è in questa ottica che si organizzano questi bellissimi eventi alla Pinacoteca Provinciale, alla Chiesa di Sant'Anna, al Teatro Agusseo con il Festival Jazz, e do in anteprima anche una straordinaria festa della musica che si farà il 21 di giugno. Il Conservatorio Martucci, sempre più tra la gente.